Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Io devo dire che sto molto bene, c'è un tempo magnifico fuori, sta arrivando il caldo, l'estate, io adoro tutto ciò, tranne per il fatto che fra poco ho anche gli esami. Per chi ancora non lo sapesse, io faccio l'università ed essendo maggio ho anche gli esami. E come al solito mi sto riducendo all'ultimo, non prendete il mio esempio. A parte questa parentesi, oggi, come avrete già capito dal titolo, sono qua per mostrarvi la mia hair care routine, da voi tanto richiesta su ogni social. Io non capisco cosa abbiano i miei capelli di così fantastico. Comunque oggi sono qua per accontentare tutti voi e mostrarvi quindi la mia hair care routine, come lavo i miei capelli, tutto ciò che utilizzo sui miei capelli, come utilizzo i prodotti sui miei capelli, e cercherò di mostrarvelo nel migliore dei modi. Prima di spostarmi in bagno e quindi farvi vedere tutto il procedimento, vi faccio una piccola introduzione già mostrandovi tutti i prodotti che vado ad usare. Allora, il primo che vi mostro è lo shampoo. Io utilizzo questo qua della Sunsilk viola. Vi dico già che praticamente la maggior parte dei prodotti, tranne uno penso, sono tutti di questa linea della Sunsilk, perché appunto è quella per il trattamento lisciante. Poi passo al balsamo, che è ovviamente anche anticrespo. Poi, sempre da utilizzare nella parte di lavaggio dopo il balsamo, utilizzo questa crema qua lisciante, che è un trattamento intensivo, che va appunto però risciacquata. Poi io vado ad applicare invece questo trattamento qua, è una crema districante. E poi successivamente, sempre prima di asciugare i capelli, applico invece questa crema qua, che è di questa marca che non so sinceramente come si pronunci, Jock, che io ho preso in un negozio qua vicino a casa mia, che però ora ha chiuso, quindi non so dove potete trovare questi prodotti di questa marca, però penso che comunque se li cercate su internet vi escono. Ed è appunto sempre lisciante, però che fa da termoprotettore, quindi vi protegge dal calore del phon e poi dalla piastra, perché appunto io poi utilizzo anche la piastra. In realtà voi dovete sapere, anche se mi vedete magari con questi capelli bellissimi super lisci, è solo grazie a tutto questo trattamento e alla piastra, perché in realtà i miei capelli naturali sono mossi. Se trovo una foto adesso ve la farò apparire qua sullo schermo, tipo esattamente. E voi direte: no, ma sei benissimo, perché non li tieni mossi? Sì, è vero, anche a me piacciono in realtà, ma il problema è che io i capelli così posso tenerli solamente d'estate, perché mi vengono in quel modo se li faccio asciugare all'aria, quindi se non utilizzo il phon. Ma essendo ancora primavera, quindi non fa ancora troppo caldo, anche se penso che già fra poco potrò farli asciugare all'aria, e io asciugandoli con phon ho un risultato gonfio e basta, per questo poi utilizzo la piastra. Comunque, dopo questa lunga introduzione sui miei capelli, adesso mi sposto in bagno e vi faccio vedere subito il procedimento del trattamento. Ok raga, eccomi, scusate per il riflesso della luce che fra poco non vedrete più. Mi sono cambiato, ho messo una maglietta un po' inutile che posso bagnare perché non avevo altro da mettere, e adesso vi faccio subito vedere come lavo i miei capelli e come utilizzo i prodotti che vi ho fatto vedere prima. Per prima cosa vado a bagnare i miei capelli e successivamente vado subito ad utilizzare lo shampoo lisciante della Sunsilk, e lo utilizzerò ben due volte. Adesso mi sciacquo i capelli e vi faccio vedere. Lasciando le condizioni dei miei capelli bagnati, ora vado appunto a prendere un po' di shampoo lisciante della Sunsilk, più o meno così, e vado a massaggiare la cute, perché ricordatevi che l'importante è massaggiare bene la cute, perché tanto poi andando a risciacquare ovviamente poi lo shampoo cadrà anche sul resto dei capelli. Una volta massaggiato bene lo shampoo, andiamo a risciacquare. Sembro pelata. Ok, ora io vado a fare una seconda passata di shampoo. Andiamo a rifare ovviamente lo stesso procedimento. Massaggiamo lo shampoo sulla cute. E ora andiamo a risciacquare lo shampoo. Vado a strizzare i capelli un po'. Una volta fatta la seconda passata di shampoo, vado a prendere il balsamo e ne metto un po' così. Non ne vado a mettere tanto perché poi utilizzerò anche una crema lisciante da mettere dopo il balsamo. Vado a spalmarlo bene sulle mani e poi lo applico sui capelli facendo passare le dita tra di loro. Però il balsamo lo vado ad applicare principalmente sulle punte. Una volta fatto, prendo la mia spazzolina e vado a pettinare i capelli. Una volta pettinati, vado a prendere questa crema qua e ne vado a mettere poco di più rispetto al balsamo, quindi così più o meno.
e lo vado sempre a spalmare sulle mani. Questa volta andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con il balsamo, ma partiamo un po' più dall'alto. Bisogna avere più o meno 5 cm dalla radice del capello e vado a fare la stessa cosa anche qua sulle punte. Una volta fatto, andiamo a riprendere la nostra spazzola e pettiniamo di nuovo. E abbiamo quindi sopra il balsamo e la nostra crema lisciante. Aspettiamo più o meno 30 secondi e poi andiamo a risciacquare. Ora strizziamo i nostri capelli e la prima parte del lavoro è terminata. Adesso mi leggo i capelli con l'asciugamano, mi cambio la maglietta perché non so se capite ma è fradicia, cioè pesa più di me, e ci vediamo allo step successivo. Eccomi qua tornata con il mio turbantino. Comunque adesso solitamente io aspetto un po' che si tolga tutta l'acqua in eccesso e poi vado ad applicare questa crema lisciante, che è quella che appunto non richiede risciacquo. Mi aspetto un po'. Quindi mentre che aspetto che si asciughino un po' nell'asciugamano, ci tenevo a dirvi che questo è come io personalmente tratto i miei capelli, quindi è la mia hair care routine, ma non è per nulla professionale, o magari sì, non lo so, è quello che faccio io per avere appunto l'effetto che ho sui miei capelli. E anzi sono la prima che accetta consigli più professionali, quindi non so se magari c'è qualcuno che se ne intende, se vuole scrivermi qualcosa nei commenti o darmi qualche consiglio, io sono qua ad ascoltarlo. Passiamo allo step successivo. Una volta tolto l'asciugamano, vedo che sembrano pieni di nodi, spazzola, adesso l'ho cambiata, e vado a pettinare. Sono liscissimi. Comunque mi dà molto fastidio questo riflesso della ring light, però purtroppo non posso togliere il vetro della doccia e non posso nemmeno togliere la ring light perché sennò sembro in una caverna. Ok, una volta pettinati, andiamo a prendere la nostra crema. Di questa andiamo a mettere poca, mettiamo una quantità del genere, andiamo sempre a spalmare e facciamo lo stesso che abbiamo fatto con la crema lisciante precedente. Anche qua partiamo da più o meno 5 cm dalla radice fino ad arrivare alle punte. Ne metto ancora un po' perché forse era troppo poca. Poi ovviamente la quantità varia anche in base alla lunghezza dei capelli. Se avete i capelli corti così ovviamente dovrete metterne meno, però io avendone di più ne metto questa quantità, che in realtà è già poca per i miei capelli. Una volta fatto andiamo di nuovo a pettinare, così in caso spalmiamo meglio la crema. Ed ora, prima di andare ad applicare la crema termoprotettore, io vado ad asciugare tipo un minuto i capelli perché non voglio mettere entrambe le creme insieme una sopra l'altra, quindi prendo il phon e asciughiamo. Una volta asciugati un pochino, andiamo a prendere la nostra crema. Questa appunto è di questa marca, Jock Care. Di questa andiamo a mettere più o meno la stessa quantità che abbiamo messo di questa qua. E ovviamente a fare lo stesso procedimento di sempre. Questa ha un profumo buonissimo tra l'altro. Rispazzolo. Ed ora il trattamento con creme, cremine, shampoo, tutto è finito. Vado a finire di asciugarmi completamente i capelli e poi ci vediamo direttamente alla mia solita postazione per piastrarli. Eccomi qua tornata, pronta per piastrare i miei capelli. Infatti la piastra è già in caldo. Io utilizzo questa piastra qua, che è della Rowenta, non so come si pronunci. Si è andata via anche la scritta perché ce l'ho letteralmente da 4 anni. Vorrei una GHD? Sì. Ho i soldi per permettermela? No. Quindi continuerò con la mia fantastica Rowenta. Però finora ha funzionato bene, quindi io non mi lamento. Allora, rivado a pettinare un attimo i capelli. E ora mi munisco di mollettone. Vado a dividere i capelli esattamente a metà e vado a raccogliere una delle due parti. In questo caso farò questa. Faccio una specie di rotolino, chignon. Vabbè, comunque non è importante, cioè legateli come volete. Inizio a piastrare questa parte qua. Io non raccolgo ogni volta ciocca per ciocca, anche se è giustissimo farlo. Semplicemente io sono una persona molto impaziente. Comunque inizio prendendo una ciocca dal fondo e piastro facendo così. Quindi li tiro con la spazzola e poi sopra ci passo la piastra. Solitamente faccio 2-3 passate per ogni ciuffo, perché con i miei capelli comunque non ci vuole molto piastrarli. Ed ecco qua la prima ciocca piastrata. E così continuiamo fino ad arrivare alla ciocca più avanti. Quindi adesso andiamo sempre a prendere un'altra dal fondo e ripetiamo lo stesso passaggio. E adesso ovviamente continuiamo con lo stesso procedimento per tutte le ciocche. Ed ecco qua metà capelli piastrati, perfettamente lisci. Andiamo a sciogliere
i nostri capelli, ripettino un po' e andiamo a fare lo stesso esatto procedimento. Quindi partiamo dalla ciocca più in fondo e andiamo a piastrare. E adesso terminiamo fino ad arrivare alla ciocca più avanti. Ed ecco fatto, questo è il risultato finale. Ora ve li faccio vedere anche da dietro, sperando di riuscire a farvi vedere qualcosa. I miei capelli in questo momento sono abbastanza profumati per via di tutte le cremine e cremette che ho messo, ma a me non basta, quindi ora vado ad applicare un'acqua profumata per capelli. In realtà io ho preso questa qua dalla Primark, che è sia per capelli che per corpo alla pesca, però in realtà ho letto che contiene alcol, quindi teoricamente per i capelli non dovrebbe andare bene, ma una mia amica mi ha spiegato un trucchetto che potete fare anche con qualsiasi profumo normale per il corpo, ovvero andate a prendere la vostra spazzola, prendete il vostro profumo, fate qualche spruzzo sulla spazzola e aspettate una trentina di secondi facendo così o anche lasciandola asciugare all'aria per far sì che vada via l'alcol o comunque che si assorba e non vada poi sui capelli, evitando appunto di rovinarli. Una volta passati 30-40 secondi andiamo a pettinare i nostri capelli. Sento già un odore di pesca troppo buono. Se annuserete i capelli poi saranno un sacco profumati. Niente raga, questa era la mia hair care routine da voi tanto richiesta. Spero che il video possa esservi stato utile. Se fosse così fatemelo sapere nei commenti o ditemi i risultati che avete ottenuto. Come ho già detto prima, accetto qualsiasi consiglio più professionale, più esperto o in generale. Detto questo, fatemi sapere come al solito quale altro tipo di video volete che io porti sul mio canale. Ricordatevi di iscrivervi così da non perdervi i prossimi. E detto questo io vi saluto che devo scappare perché ho una cena.